Ciao ragazze, allora questo è un video review per farvi vedere i prodotti che mi hanno inviato l'Alchimia Natura. Appunto sono questo di qua che è un olio super abbronzante e questo invece è un burro cacao. Se seguite il mio blog già avevo postato parecchi giorni fa le foto di questi due prodotti, per vederli un po' meglio potete vedere appunto il mio blog, vi metto il link qui sotto. Allora, l'Alchimia Natura mi ha inviato questi due prodotti e vi invito a vedere il loro sito, che è un sito molto semplice, molto carino, non è uno di quelli super tecnologici, quindi molto semplice, c'è un vasto assortimento di prodotti, spiegano un po' di cosa si occupano, i loro prodotti, hanno una particolare attenzione per le confezioni, quindi vi invito a visitare il loro sito e sicuramente troverete dei buoni prodotti. Io li ringrazio per avermi inviato questi perché comunque sono dei prodotti appunto naturali che io ho testato per parecchi giorni e ora ve ne parlo. Allora, comincio con il parlarvi di questo di qua, del burro cacao. Questo appunto si chiama Raggio di Sole, è un burro cacao con miele e olivello spinoso. È un 15 ml ed è con filtro naturale. Gli ingredienti sono questi, forse non riuscirete a vederli bene, magari ve li scrivo nell'info box. Comunque ve lo apro. Vi faccio vedere appunto questo è il contenuto. Allora, potrebbe risultare magari un pochino scomodo la confezione perché appunto è così, a barattolino dovete andare con il dito per andare a mettere il burro cacao. E in effetti è così perché io preferisco quelli a stick perché si aprono e si utilizzano subito, invece così dobbiamo andare a mettere un po' il dito dentro, magari quando si è fuori non è molto igienico. Per quanto riguarda invece il vero e proprio prodotto, io l'ho trovato un buon prodotto perché alla fine basta applicarne davvero poco per avere un'idratazione delle labbra davvero ottima. Io ho delle labbra molto secche, sia in inverno che in estate, usandolo davvero parecchi giorni ho notato che me le idrata davvero tanto e sono soddisfatta di questo prodotto. Per quanto riguarda il profumo, perché io sono una fissata con gli odori e i profumi, posso ammettere che questo ha un odore un po' forte, o forse semplicemente perché io non sono abituata a questi prodotti naturali e quindi gli altri che compro normalmente, diciamo, sono dei prodotti con dei profumi magari gradevoli, però con dentro degli ingredienti non tanto gradevoli, quindi magari hanno dei buoni profumi, però non hanno grandi qualità. Invece questi hanno proprio dei profumi naturali. Appunto questo è al miele, che io non adoro particolarmente, quindi forse pure per questo non mi piace, però se voi adorate particolarmente il miele avrà di certo un odore migliore per voi, però ho lasciato correre perché è davvero uno dei burro cacao più buoni che io abbia provato. Non è come il classico ad esempio Labello che ho usato per anni e anni. Mettevo e praticamente non risolveva la mia situazione di secchezza alle labbra, anzi sembrava che l'aumentasse. E niente, quindi ho lasciato correre questo odore che non mi piaceva tantissimo perché comunque va bene lo stesso, me l'idrata e quindi lo metto ugualmente. Ne basta davvero metterne una piccola quantità poi per avere questa sensazione di idratazione, quindi ancora meglio. La stessa cosa non posso dire per l'olio abbronzante perché ha davvero un odore che non mi piace quando l'ho steso. Questo appunto è un olio super abbronzante, un 20 ml, e niente, ha un odore davvero forte.
Ieri sono stata al mare e l'ho applicato. L'azione abbronzante l'ha avuta perché l'ho messo sulle braccia e mi sono comunque abbronzata. Io, anche se era il mio primo giorno al mare, solitamente non metto particolari protezioni alte perché non vado a bruciarmi, a scottarmi. Certo, magari mi metto meno al sole le prime volte, però solitamente non metto protezioni, quindi ho messo direttamente l'olio solo sulle braccia perché comunque l'odore non mi fa impazzire, quando l'odore non mi piace, mettere un prodotto sulla pelle non mi va. Però devo ammettere che mi ha comunque fatto abbronzare. L'avevo già usato un'altra volta nel terrazzo di casa mia, però comunque non era ancora piena estate, quindi non è che avevo avuto grandissimi risultati. Quindi l'ho provato per la prima volta ieri e devo ammettere che non ho avuto gravi reazioni, o comunque la pelle era comunque morbida perché comunque sempre un olio, però abbronzata. Però è una cosa personale, a me l'odore non mi piace moltissimo, appunto un odore troppo forte di quest'olio, quindi non penso che lo continuerò ad usare per tutte le altre volte che andrò al mare, però devo ammettere che l'azione abbronzante c'è. E niente, la mia review è finita e vi ringrazio per aver visto questo video. E appunto nell'info box trovate tutti i vari link del sito dell'Alchimia Natura, ma anche del mio blog. E se avete domande potete scriverle qui sotto e sarò lieta di rispondervi. E niente, vi mando un bacio, ciao!